Siamo in compagnia di Mirko D'Onofrio dopo questa gara entusiasmante terminata ai rigori. Primo successo del Rimini con due grand go da parte tua. Cosa ci racconti? Un'emozione, grand go rovesciata e prima vittoria. Rovesciata è andata bene. Provi, ogni tanto va bene, ogni tanto la becchiamo proprio, però vabbè, questo. No, più che altro è stato positivo aver mosso la classifica, aver fatto dei miglioramenti rispetto alle tre partite precedenti. Continuiamo così, siamo nuovi, siamo la quarta partita tutti insieme, cerchiamo sempre di migliorarci e andiamo avanti, partita per partita, cercando di portare a casa il più possibile per arrivare pronti poi a Scoglietti. Benissimo, è stata una partita tra la prima in classifica e l'ultima classifica, era l'ultima in classifica dopo la prima tappa, però il pronostico è stato ribaltato proprio perché il beach soccer è uno sport che è spettacolare e che è molto imprevedibile. Fortunatamente nel calcio non c'è niente di scritto, qua ancora di più perché ci sono talmente tanti imprevisti, tante possibilità di cambiare il risultato con la sabbia, la palla, i giocatori. E gli acrobatici. Quelli è una cosa fantastica, quando vengono veramente... più che altro per il pubblico che sono qua apposta per vedere queste cose. E niente, meno male, è andata bene, per fortuna l'abbiamo mossa sta cacchio di classifica e siamo contenti così. Quindi complimenti a Mirko D'Onofrio, ci vediamo alle prossime tappe. Ok, grazie. Ciao ciao.